Si è tenuto lo scorso fine settimana presso la Casa di Cura Santa Rita di Atripalda il corso multicentrico di tecniche operatorie di rinosettoplastica presieduto dal dottor Nicola Bianco, responsabile dell'otorinolaringoiatria, già ideatore e direttore scientifico del corso Avellinose. Rivolto a medici chirurghi, l'evento formativo è stato caratterizzato da ampie sessioni di live surgery, dimostrando come, grazie all'uso dell'endoscopia, sarà possibile accorciare di anni le curve di apprendimento. Il corso multicentrico è codiretto dal team Naso al Centro, di cui, oltre al dottor Nicola Bianco, fanno parte il dottor Alessandro Varini e la dottoressa Cristina Diana. Naso al Centro è un corso multicentrico perché si tiene a Trieste, è già stata fatta l'edizione a settembre, poi ad Avellino, e questa è della sede, e poi a Bolzano. Nasce dall'idea di tre amici, quali io, Alessandro Varini, che lavora a Trieste, e Cristina Diana, che lavora a Bolzano, che hanno deciso di condividere, di confrontarsi sulla propria attività. E questo è un momento per crescere innanzitutto noi e poi per far crescere chi vuole imparare questo tipo di chirurgia. Il merito del dottor Nicola Bianco è proprio di aver coagulato interessi e personalità anche da strutture universitarie come quelle in cui lavoro io, o strutture di altre regioni che vengono qui per condividere esperienze e per commentare appunto i risultati e le tecniche chirurgiche che sono utilizzate in questa clinica appunto dal dottor Bianco e dai suoi collaboratori. È interessante anche vedere altre prospettive da parte per esempio di colleghi che vengono dal nord e che anche loro si sono cimentati in questi interventi di chirurgia dal vivo particolarmente complessi, quindi è sicuramente ammirevole lo sforzo di voler condividere le proprie esperienze e sottoporsi anche al giudizio di altri colleghi da altre parti d'Italia. L'obiettivo è quello di insegnare la tecnica della rinoplastica estetica e funzionale ai giovani specializzanti e far approfondire le nozioni su questo tipo di intervento ai colleghi più anziani, ed è anche un'occasione di confronto tra le tecniche adoperate dai vari specialisti.